gigante con un bambino in spalla è approdato ad una riva. Ci sono delle pietre preziose sparse tra il corallo e le conchiglie della spiaggia. Due rupi alte si ergono ai lati della strana coppia. Su quella di sinistra un monaco tiene in mano una lanterna. Sembra in realtà un boccale di birra, ma riconosciamo nel gigante il santo Cristoforo che aiuta Cristo bambino ad attraversare il fiume, e allora sappiamo che il monaco altro non fa che tenere alta la luce che rischiara la via del santo. Nella leggenda, l'incontro tra il gigante e il bambino avvenne di sera, ma il pittore Albrecht Bautz si è preso delle libertà con la storia, come fanno i grandi artisti, perché dipingere è come raccontare. C'è chi è preciso e noioso e c'è chi diverte con dettagli inventati. Cristoforo e Cristo si guardano. C'è tanta dolcezza in quello sguardo e un'intesa. Finalmente il gigante ha capito perché quel bimbo così piccolo era tanto pesante da lasciarlo senza fiato. Quel bambino porta il peso del mondo e Cristoforo è sfinito, ma è contento di aver finalmente incontrato il padrone che aveva cercato a lungo. Fin da piccolo il santo voleva mettere la sua forza al servizio dell'uomo più potente del mondo. E solo ora, dopo tanti anni e tanti sbagli, finalmente china la schiena per il suo vero re. Dietro di loro il mondo continua tranquillo. Sulla sinistra c'è un uomo che tira a riva una barca. Ancora più avanti un gregge di pecore. Sulla riva destra un viandante continua il suo cammino. Un paesaggio dolcissimo, tutto in punta di pennello. Una vista normale, eppure piena di richiami per chi sa ben vedere. Cristoforo, padrono dei viandanti, offre la vita per salvare dalle acque il gregge del Signore. È così che si arriva in paradiso, dove dai fiumi sgorgano pietre preziose. Ma il paradiso è già questa pittura, per chi si prende il tempo di studiarla con calma.